Se un pagano viene da te dicendo mostrami la tua fede, tu conducilo in una chiesa e mettilo davanti alle immagini sacre. Così San Giovanni Damasceno nell'VIII secolo esprime l'autentico valore dell'icona, un faro per orientare lo sguardo verso il mistero di Dio. Una delle più antiche effigi lignee di Maria presenti in Italia, risalenti ai primi secoli del cristianesimo, è custodita nella chiesa di Santa Maria del Rosario a Montemario. Di chiara provenienza bizantina, appena giunta a Roma, divenne subito oggetto di una profonda venerazione, tanto da costituire un modello per la riproduzione di altre immagini della Vergine, come per quella di Santa Maria in Araceli e per la raffigurazione della Madre di Dio della Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio. Alla fine degli anni 50 del secolo scorso, quest'icona fu sottoposta ad un restauro che permise di comprendere con certezza il motivo per cui oggi di questa sacra immagine della Vergine possiamo ammirare solo il volto. Un intervento ben più antico, compiuto nel XVIII secolo, compromise il resto della pittura, come ci spiega l'archeologa Alessandra Milella. Oggi vediamo un'icona di cui possiamo apprezzare le forme antiche del viso, mentre il resto dell'immagine sembra quasi, diciamo, si presenta molto rovinato. In realtà si tratta appunto anche in questo caso di un restauro antico durante il quale si voleva ridipingere completamente l'immagine, grazie alla sua tecnica particolare, e cioè una pittura stesa su cera, su una preparazione di cera, stucco e colla, la tempera non aderiva sulla pittura e quindi il restauratore fu costretto, diciamo, per così dire, ad eliminare del tutto la pittura antica fino a raggiungere lo strato di preparazione. Si risparmiò dalla furia restauratrice l'ovale del volto, probabilmente sia per la sua grande bellezza, ma probabilmente anche perché la tradizione ne voleva un'immagine fatta direttamente dalla mano di San Luca e quindi probabilmente per la grande venerazione che c'era nei riguardi di questa immagine il restauratore non se la sentì di eliminare anche il volto. Ma le icone non furono sempre oggetto di venerazione. L'VIII secolo segnò drammaticamente la storia della Chiesa e sotto i colpi della lotta iconoclasta vennero distrutte numerose opere sacre. A questa devastazione pose fine il Secondo Concilio di Nicea, che sancì solennemente nel 787 l'appartenenza di queste immagini all'autentica tradizione cristiana perché intimamente legate alla dottrina dell'incarnazione del Verbo di Dio. Alla base della difesa delle immagini c'era una lettura teologica del Nuovo Testamento, quindi in pratica le icone non andavano viste come dipinti su tavola, quindi non si venerava una tavola di legno con su un'immagine dipinta, ma si trattava della presenza di fatto della divinità all'interno dell'immagine rappresentata, e questo sulla base appunto della teoria della dottrina dell'incarnazione. Quindi se nel Vecchio Testamento c'era l'invisibilità della divinità, nel Nuovo Testamento, grazie appunto all'incarnazione, ciò che era invisibile si era reso visibile, e questo tra l'altro ci dimostra anche l'importanza delle icone mariane. Quindi Maria, Madre di Dio, viene rappresentata proprio come colei che ha reso possibile questa visibilità.